padiglione zero è proprio la semplicità, utilizzando un materiale nobile, antichissimo, semplicissimo, tattile, che è il legno. È stata una sfida molto interessante sotto profilo professionale e soprattutto sotto profilo umano. Tra il padiglione zero, l'Expo Center, i cluster caffè, legumi e spezie, sono stati utilizzati quasi 2000 metri cubi di legno. Tutto è riuscito al meglio e quindi siamo veramente orgogliosi di questo. Un grande valore estetico, un elemento riproducibile nella natura, per cui tanto sottaggo, tanto ricoltivo, per cui la produzione del legno può sempre avere un bilancio zero. In Expo si è cercato molto la sostenibilità anche nel costruire, quasi il 90% dei materiali riciclabili come il legno, ed è tutto materiale che alla fine verrà sì distrutto ma verrà riciclato per eventuali altre costruzioni.